Io sto lì per terra, nel sole del cantiere, le gambe e le braccia rotte dal dolore. Dicevan che eri matto, ma devo ringraziare la tua pazzia. Io sto lì per terra, poi t'ha coperto il viso la giacca di un padrone che t'ha ucciso. Ti hanno nascosto subito, eri per loro ormai da buttar via. Sapere uguali davanti a chi, uguali perché per chi è comodo per voi dire che siamo uguali davanti a una giustizia partigiana, che è questa giustizia se no la vostra guardia quotidiana. Ci dicono siete uguali, ma io vorrei sapere uguali davanti a chi, uguali perché per chi è comodo per voi che avete in mano tutto. Siamo uguali davanti a Dio, è un Dio che è tutto vostro, è un Dio che non accetto e non conosco. Dicevi questo ed altro e ti chiamava matto, ma quello in cui credevi sarà fatto. Del padrone risponderemo con rivoluzione. Sebastiano, l'operaio, il terrone da catena, licenziato stamattina e stasera alla fontana, accusato di violenza contro i capi terrorista, perché oggi brigatista, viva la via. Licenziato con 60 e con lui fa 61, tutti quanti terroristi, mentre il terrorista è uno. Terrorista è chi ci nega il diritto alla ragione, a chi lotta per la vita contro la disperazione. Viva la via. Contro
opzioni, puoi schedare il personale, concordare pseudo lotte e alla fine licenziare, incastrare il sindacato, ingolfare la sinistra, il progetto dichiarato di Marchionne, il terrorista, la vita. Striscioni, senza bandiere, molti avevano impermeabili lunghi, giubbotti gonfi. Gli avvocati Sergio Spazzali, Giovanni Cappelli e altri del gruppo Rosso sono stati arrestati una settimana fa. 3.000 persone volevano sfilare davanti ai cancelli del carcere di San Vittore, ma in Via De Amicis la polizia gli ha sparato la strada. Da quello che dicono alcuni testimoni oculari, gruppi di ragazzini si sono staccati, hanno guadagnato metri, davanti a loro si sono schierati plotoni di poliziotti. È partito prima qualche sasso, poi un molotov e poi gli agenti erano lontani almeno 40 metri. Dai giubbotti degli autonomi molti hanno estratto improvvisamente armi da fuoco lunghe e corte e hanno colpito ed ucciso il brigadiere di pubblica sicurezza Antonio Custrano. Gli agenti Salvatore Bisesti, Michele Santoro sono rimasti feriti. Il passante Marzio Golinelli ha perso un occhio. Dal gruppo di ragazzini sono state scattate alcune fotografie. Si vedono due giovani fuggire, il terzo con il viso coperto da un passamontagna in posizione di tiro a gambe larghe mentre punta dritta l'arma contro la polizia. Sei scoppiato come ti sei rovinato, dimagrito, sembri quasi uno zombie. Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare cose che forse dovevano arrivare, ma non è una malattia, non è una malattia, e
basso non t'avrei pensato mai. Sì, ma in basso puoi scoprire le sottili intrigature che non puoi studiare all'università. Sembra veramente usato, non ti cambi mai, mi sembri un poco giù. Beh, scusatemi ragazzi, oggi ho altro da pensare, ho il mio abito di dentro da cambiare. E non è una malattia, non è una malattia, e non è una malattia, malattia, oh no. Lavoro non è cosa sicura, ogni mese cambi e dopo che farai? Forse sono un po' svanito, ma il domani non esiste e quest'oggi non voglio essere triste. E non è una malattia, non è una malattia, e non è una malattia, malattia, oh no. E la violenza, la tensione ha coinvolto anche il mondo della musica. Questa sera, poco fa, a Milano era in cartellone Carlo Santana, uno dei più grandi chitarristi del mondo. Il velodromo Igurelli era praticamente stracolmo, ma i prezzi dei biglietti erano altissimi dopo gli aumenti che erano stati imposti da alcuni organizzatori negli ultimi 3 anni. Fuori dal Igurelli si sono allora accalcati centinaia di persone che poi sono passati all'autoriduzione e alla contestazione di Santana. In un volantino lo hanno dipinto come frutto del sistema capitalistico nordamericano. Dunque, per loro anche lui è un musicista venduto ai dollari dei gringos e propone ormai album commerciali, quindi un nemico da colpire. Un'ora di concerto sono iniziati a volare pietre e bulloni verso il palco, mentre un gruppo travisato con fazzoletti e passamontagna mostrava un cartello: odio Santana, servo della CIA. Uno di loro ha lanciato una bottiglia Molotov colpendo e incendiando gli amplificatori. Una micidiale fiammata ha rovinato il concerto a migliaia di appassionati, la tragedia è sfiorata di un soffio. Da quello che leggo sulle agenzie, il manager di Carlo Santana, il mitico Bill Graham, ha cercato di parlare con alcuni contestatori, ricevendo assoluta e totale indifferenza e pare, soprattutto da qualcuno, un colossale vaffanculo. Tanto sola, ha la faccia triste e non dice una parola, tanto è sicura che nessuno capirebbe, e anche se capisse di certo la tradirebbe. E la sera in camera prima di dormire legge d'amore e di tutte le avventure dentro nei libri che qualcun altro scrive, che sogna la notte ma che di giorno poi non. Ascolta la sua cara, la
radio per sentire un po' di nonsense da voci piene di calore e le strofe languide di tutti quei cantanti con le facce da bambini con i loro cuori entranti. Ma da qualche tempo è difficile scappare, c'è qualcosa nell'aria che non si può ignorare, è dolce ma forte e non ti molla mai, è un'onda che cresce e ti segue ovunque va. Le porte del cosmo stanno su in Germania. Dice qua da noi in fondo la musica non è male, quello che non reggo sono solo le parole, ma poi le ritrova ogni volta che va fuori, dentro i manifesti ho scritto sopra i muri. E la musica ribelle, a Bologna oggi, è il 25 settembre e si è appena concluso il convegno internazionale contro la repressione organizzato dal movimento dopo il documento firmato da numerosi intellettuali francesi. Questo documento inizia così: nel momento in cui per la seconda volta si tiene a Belgrado la conferenza Est-Ovest, noi vogliamo attirare l'attenzione sui gravi avvenimenti che si svolgono attualmente in Italia e più particolarmente sulla repressione che si sta abbattendo sui militanti operai, sui dissidenti intellettuali in Italia. 300 militanti, tra i quali numerosi operai, sono attualmente in carcere. I loro difensori sono sistematicamente perseguitati. Criminalizzazione dei professori e degli studenti dell'Istituto di Scienze Politiche di Padova. Perquisizioni nelle case editrici Area, Erbavoglio, Bertani, con l'arresto di quest'ultimo editore. Fatto senza precedenti, la raccolta delle prove viene tratta da un libro sul movimento di Bologna. Perquisizione nelle abitazioni degli scrittori Nanni Balestrini e Elio Facchinelli. Arresto di Angelo Pasquini, redattore della rivista letteraria Zutta. Chiusura dell'emittente radio Alice di Bologna, sequestro del materiale, arresto di 12 redattori. Campagna di stampa tendente a identificare la lotta del movimento e le sue espressioni culturali come un complotto. Incitare lo Stato ad organizzare una vera e propria caccia alle streghe. I sottoscritti esigono la liberazione immediata di tutti i militanti arrestati, la fine delle persecuzioni, della campagna di diffamazione contro i movimenti, la sua attività culturale, proclamando la loro solidarietà con tutti i dissidenti attualmente sotto inchiesta. Firmato Saad, Foucault, Carteri, Deleuze, Barthes, Val, Roche, Gavi, Maciocchi e Guilherme. A Bologna, solo con un passaparola, in 3 giorni sono arrivati in 100.000. Al convegno si sono riunite tutte le componenti del movimento, dall'autonomia ai partiti della nuova sinistra agli indiani metropolitani. Girando poco fa intorno al tendone di Piazza Verdi si avvertiva una profonda differenza tra le lotte precedenti e quelle ancora a venire. Qualcuno scriveva: riuniti qui per interrogarsi, per confrontarsi, per aprire una battaglia politica dal cui esito le prospettive del movimento e dello stesso processo rivoluzionario in Italia
saranno fortemente segnate. La parte più creativa del movimento ha organizzato feste per tutta la giornata, rappresentazioni teatrali, musicali e cortei sonori per le strade di Bologna e soprattutto in Piazza Verdi. Il PC di Bologna, il cuore del partito di Enrico Berlinguer, si è mobilitato. Le sedi, le federazioni sono state presidiate, ma alla fine quella città ha accolto tutta quella gente venuta in Emilia per quello che passa a molti l'ultimo atto pubblico del movimento. Per 3 giorni non ci sono stati scontri, ma alla fine al palazzetto dello sport è successo praticamente di tutto. Diciamo che noi ci siamo stati, possiamo dire che il clima era a dir poco di tipo insurrezionale.